che gli studi del professore De Marco rappresentano una realtà significativa per la città di Lecce, per la cultura nel Salento. In quest'anno del Giubileo Ronziano, in un contesto assolutamente, diciamo, significativo, è giunta quest'altra perla del compianto professor De Marco, che in assenza di testimonianze particolarmente precise ci consegna comunque un contesto importante e da non sottovalutare in termini di storiografia oronziana. L'unica cattedra per me è la parola. Infatti, la parola di Dio, la parola di Gesù, pienezza e compimento della rivelazione, annunciata, diventa evangelizzazione, annuncio di salvezza. La parola di Dio celebrata diventa liturgia e quindi riattualizzazione del mistero della nostra salvezza. La parola di Dio vissuta, come la stiamo vivendo anche in questo momento, diventa vita di comunità, di comunione, di misericordia, di perdono, di pace. La stessa fede, dipende dalla parola, non dipende da miracoli, che io chiamo zuccherini. Quindi è inutile stare lì a gironzolare, a destra, a sinistra, un santo per un altro, no? Per strappare chissà quale miracolo o quale zuccherino. La fede non dipende dagli zuccherini, la fede dipende dalla parola, perché è la parola che ci dice concretamente quello che dobbiamo pensare, dire e fare per poter compiere in pieno la volontà di Dio. E allora la fede, ecco, la fede dipende dalla parola, perché è la parola che ci dice, ripeto, concretamente quello che dobbiamo pensare, dire e fare per poter compiere in pieno la volontà di Dio. Volontà che ci vuole tutti i santi immacolati nell'amore e quindi nell'accoglienza, nella solidarietà, nella misericordia, nel perdono e nella pace. De Giorgio, Palumbo, però non sono attendibili. E neanche Jacopo Infantino è tanto attendibile, perché sono 500 pagine senza punteggiatura. E ho dovuto chiedere aiuto a uno storico di Lecce, tale Rino Buia. Sto a Veronzi, della figura di Mario De Marco e del Santo. Ave Oronzi è una pubblicazione sicuramente snella di Mario De Marco che con il centro studi, appunto, Mario De Marco abbiamo voluto riproporre. Una pubblicazione che sicuramente è assolutamente comunicativa e che dà le notizie essenziali sulla figura di Santo Oronzo. C'è la traduzione delle epigrafi latine dedicate al santo, al protomartire e quindi anche uno sguardo agli altri due protomartiri, Giusto e Fortunato. E quindi uno spaccato sulla leggenda, sulla storia, sulla fede legata a questa figura appunto di Sant'Oronzo. C'è all'interno della pubblicazione anche la premessa a cura di Monsignor Cosmo Francesco Ruppi e anche dell'attuale arcivescovo Monsignor Michele Secce. Insomma, una bella pubblicazione, io credo, che insomma, fa rivivere un po' anche la figura di mio padre, sia sul piano storico, sia sul piano storiografico e, perché no, anche come una guida snella per chi voglia conoscere la figura di questo santo patrono.